Buongiorno, sono l'architetto Meroni Natale e sono formatore presso il centro ENAIP di Cantù. Mi occupo prevalentemente delle attività che si svolgono nel settore legno mobile ed arredamento. In particolar modo vorrei parlare del corso di operatore del legno e dell'arredamento, corso triennale, che è rivolto ai giovani in uscita dalla scuola media inferiore e che permette il raggiungimento della qualifica professionale in addetto alla costruzione di mobili e di arredi. Ora ci troviamo nel laboratorio di falegnameria della scuola. Andremo a intervistare alcuni ragazzi. Luca! Ciao! Ciao! Dimmi. Quali motivi ti ha spinto a scegliere questo settore del legno e dell'arredamento? Guarda, a me è piaciuto questo settore proprio perché anche in famiglia facevano questo tipo di lavoro. E niente, ho saputo che comunque qua si trovava una scuola che trattava del settore legno e allora sono venuto qua. Bene. Cos'altro da chiedermi? Sì. Quali sono le materie che ti hanno colpito di più in questa scuola? Le materie che mi hanno colpito di più sono disegno tecnico, disegno professionale e soprattutto laboratorio di falegnameria, anche perché questa scuola riguarda proprio il settore della falegnameria. Mi è stato detto che si fa anche un'esperienza formativa di tirocinio in una vera e propria azienda. Raccontami la tua esperienza, cosa hai vissuto? Allora, l'anno scorso che ero in seconda ho fatto il tirocinio in un'azienda qui del Canturino, mentre quest'anno l'ho fatto a Meda, in un'azienda un po' più grande che trattava altri tipi di legno e faceva altre lavorazioni del legno. E a dire la verità mi sono trovato bene in entrambe le due ditte. E poi impari tantissime cose, oltre a fare qua laboratorio a scuola, ad esempio, tante cose magari che non vedi qua, le vedi ovviamente nell'ambito del tirocinio. Era una grande azienda, piccola, era un artigiano? No, era un'azienda grande che lavorava su prodotti di serie e ho imparato a usare nuovi macchinari come ad esempio la macchina a controllo numerico, cioè ho iniziato ad utilizzarla anche perché non sono un vero e proprio tecnico, però speriamo che grazie alla scuola che magari che frequenterò in futuro potrò diventare tecnico, diciamo. Hai ricevuto delle offerte di lavoro dove hai fatto tirocinio? Sì, ho ricevuto offerte di lavoro, però come ti ho detto ho preferito rifiutare e continuare con gli studi e speriamo che queste offerte mi possano ritornare di nuovo. Bene, grazie Luca, buon lavoro. Niente, ciao. Ciao. Buongiorno, oggi siamo qui in compagnia di Matteo che si è appena tolto il camice, che ci illustrerà che cosa sta facendo in questo laboratorio. Allora, noi stiamo assemblando questo mobile che è stato creato tramite un disegno fatto a computer e piano piano lo stiamo assemblando. Matteo, te sei in terza e fate questi lavori, ma poi l'anno prossimo cos'è che farai, i prossimi anni, finita questa scuola? Continuo in un'altra scuola per ottenere un diploma da disegnatore. Avete fatto anche questa panchina che è molto bella, ma com'è che avete fatto a realizzarla? Abbiamo assemblato questa panchina con il legno scuro e quello chiaro, che è l'acero e il palissandro, per incollarle tutte assieme e ottenere questo piano. Ma l'acero è quello bianco o quello scuro? Quello bianco e il palissandro quello scuro. Queste rintranze le avete realizzate con che cosa? Con la macchina a controllo numerico che con la punta continuava a fare i cerchi e piano piano è riuscita a fare queste sedute. Ma il lavoro è uscito subito finito o avete dovuto anche usare manualmente gli attrezzi? Abbiamo dovuto levigarlo perché ovviamente con la macchina a controllo numerico esce perfetto, però il prodotto finito non è fatto dalla macchina. Per cui va finito a mano, esatto. Manualmente? Sì. Ciao, io sono Morgan, ho frequentato il primo anno presso un istituto tecnico, poi ho capito che non era la mia scuola e ho trovato questo corso professionale a cui mi sono iscritto. Adesso frequento il terzo anno e mi sono appassionato molto al disegno, all'informatica e ho scoperto che oltre a disegnare attraverso il computer si possono fare delle lavorazioni. Una di queste lavorazioni può essere questa.
si mette un pannello sulla macchina, si impostano delle lavorazioni e poi la macchina fa da sole le lavorazioni, si muove. Anche la panchina che avete visto prima è stata eseguita con questa macchina, questa è la programmazione, gli svuotamenti, si chiamano così il posto dove ci si siede, vengono realizzati facendo dei cerchi concentrici a diverse altezze e poi viene mandata una simulazione e se è tutto corretto parte la macchina e viene eseguita questa lavorazione. Buongiorno, oggi siamo qui in compagnia di Luca, che è un ex allievo dell'EMN di Cantù, che da diversi anni lavora nel settore del legno e dell'arredamento. Allora Luca, quando è finito il corso qui all'ENAIP, che cos'è che hai fatto? Ah, come tu sai e come fate voi più alla scuola, la scuola vi fa fare uno stage presso delle aziende. Io ho finito lo stage, mi sono trovato bene in questa azienda, l'azienda si è trovata bene con me, e mi ha tenuto praticamente dopo come apprendista, poi sono passato operaio, poi adesso provo l'attività come libero professionista. Tu mi hai detto che fai libero professionista, ma che cosa significa questo libero professionista? Allora, ti spiego, io sono un piccolo imprenditore, nel senso non avendo soldi, diciamo, non posso prendere un capannone, mettere dei macchinari e partire così. Io ho aperto una mia piccola attività, collaboro con una ditta più grande, utilizzo il suo laboratorio, praticamente ho fatto un rapporto di collaborazione con questa ditta. Questa ditta offre del lavoro a me, io seguo il suo lavoro e porto del mio lavoro, così faccio crescere la ditta e cresco io. Questo qua è il mio lavoro. Bello. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao. Lei che mestiere fa? Abbiamo un'azienda che produce arredamenti su misura, legati principalmente al settore legno, ed è la nostra attività principale, quella di produrre boiserie, porte e armadi, tutto quello che è il su misura all'interno di una casa. Con me collaborano diverse persone, tra cui dei disegnatori in ufficio tecnico, delle persone a livello amministrativo e poi tutte le maestranze nel laboratorio che si occupano della falegnameria e della lucidatura e l'imballaggio dei prodotti finiti. Siamo in compagnia di Marco, che è un ragazzo che frequenta la nostra scuola. Allora Marco, come ti trovi qui allo stage? Mi trovo benissimo, è un po' diverso dal lavoro a scuola fatto in laboratorio, seguito dai prof. Comunque mi trovo bene perché alla fine ci sono persone che mi seguono e mi fanno capire il lavoro vero. Ma è il primo anno che frequenti uno stage? Sì, è il primo anno. Ho lavorato un po' in bottega di famiglia, però lavorando fuori è un po' diverso. Comunque molto, cioè, va bene, cioè, mi trovo bene comunque. Ma tu pensi di continuare a sì. fare il falegname o sì. Ti sei reso conto che non fa no, per no. te? Beh, continuerò. Finisco la scuola e poi vado a fare falegname in una ditta. Ultimamente cosa ti stanno facendo fare qua in ditta? Cose che già hai visto a scuola o cose che non hai ancora fatto? Mi stanno facendo, dipende dai lavori. Adesso a scuola stiamo facendo anche noi i mobili per una cucina. Invece qui stiamo montando degli armadi. Mi stanno facendo un po' imparare i diversi lavori. Qui i giovani è giusto che imparino e che abbiano una soddisfazione anche loro come l'abbiamo avuta noi, almeno io ho avuto soddisfazione del mio lavoro che ho imparato. Le soddisfazioni personali mie è quella che mi sono piaciute di più, è che praticamente si prende il mobile, cioè dopo essere diventato operaio finito, qualificato, prendi il disegno, la tavola, e il mobile, lo fai e poi dopo
lo vai a consegnare e quando certi clienti ti ringraziano, ti fanno i complimenti, che la soddisfazione è bensì piccola ma è molto grande per un dipendente. È molto, molto piacevole, ecco. È una soddisfazione grande. Nel piccolo, ma una soddisfazione molto grande. Grazie. Prego. Ci troviamo negli uffici dell'azienda in compagnia di Emanuele. Che compito svolgi in questa azienda? Dunque, noi traduciamo i disegni che arrivano dall'esterno, disegni di architetti, in disegni esecutivi che poi vanno in produzione. E questo è un lavoro abbastanza complesso, in quanto richiede una sorta di riprogettazione e ogni lavoro è diverso dall'altro praticamente. Quindi tu la maggior parte della giornata la occupi davanti al computer, giusto? Sì. E ad esempio, come si fa a usare questo programma, diciamo? Dunque, questo è un programma che, diciamo, sostituisce il vecchio disegno manuale, si chiama AutoCAD, è un programma che permette di disegnare il disegno, diciamo, di solito viene disegnato o in scala oppure al vero, e dopodiché si possono estrarre, diciamo, i particolari semplicemente selezionando una parte di questo, e questo è utile per la produzione in quanto è possibile estrapolare, diciamo, da un disegno al vero dell'insieme un particolare, un dettaglio. Ricordiamo che siamo a Cantù, di conseguenza tutto il territorio che ci circonda è ricco di questo tipo di aziende, e che sempre più hanno necessità di inserire al proprio interno del personale qualificato. Ecco, la qualifica professionale che si ottiene in questo percorso formativo è, a mio parere, una condizione minima di ingresso per entrare in questo settore così ampio, così in evoluzione, soprattutto negli ultimi anni, dove competenze sempre più alte, tecnologie innovative stanno facendo la differenza rispetto alla figura che storicamente ha individuato l'operatore del legno e dell'arredamento, cioè l'antica figura del falegname.